Senti, non so se prendere. Sì, stai pure. Non mi sopportavo più. Tutta la vita che c'avevo lunghi, volevo cambiare un po', ho fatto questo colpo di testa. Non me ne sono pentita ancora. Ma ieri mi sono fatta lo shampoo facendo 5 minuti. Asciugarlo, già avevo finito, ho detto, ma poi mi sono fatta pure col ferro, perché c'avevo tempo, no? Avevo detto. Ora però le vorrei fare ora basta, se fai crescere un po' più, ora basta, non mi sembra nessun uomo. Prendiamo ormoni che prima non so il mio, se lo mangio volentieri, mega.
ragazze, spesa settimanale ridotta. Avete visto che non ho preso alcuni prodotti, parecchio le verdure, molta frutta, perché poi ne avevamo già parecchia da smaltire, perché in realtà questo weekend saremo in Campania finalmente, ragazze. Ci manco da agosto, non vedevo l'ora di tornare a casa e quindi sono molto contenta. Di conseguenza ho dovuto fare una spesa abbastanza ragionata per evitare poi di lasciare cose in frigo che andassero a male. Partiamo subito con la spesa e poi vi parlo del Natale, dello specifico, delle offerte che avete visto lì da Eurospin. Ma prima di cominciare, se non sei ancora iscritta su Filomena Amore, cosa stai aspettando? Clicca qua sotto, iscriviti e attiva la campanellina per essere informata su tutti i nuovi video. E lascia un like se il video ti sta piacendo. Partirei con i freschi. Trovate queste ricottine a sconto, noi ci troviamo benissimo, aggiungiamo il cioccolato fondente, Megan fa praticamente una sorta di gelato alla stracciatella e adesso sono appunto scontate. È scontato anche il prosciutto cotto con il solo 2% di grassi e poi ho voluto provare queste fettine scelte di vitellone che sono belle spesse. Io di solito prendo sempre le fettine sottili, però ho voluto provare queste un po' più massicce e penso proprio che me la farò ora a pranzo. Andiamo avanti. Allora, ho preso una confezione delle Amo Essere Bio, queste tortine di farro che per fare colazione sono veramente buone nei momenti di snack. Ho preso una confezione da 6 di uova fresche perché ieri con Megan abbiamo riprovato a fare la caprese e ci vogliono 6 uova, sì. Quindi praticamente ho quasi finito la scatola da 10 che avevo preso, altre scadono oggi, cercherò di fare un altro dolcino per finirle tutte. Non so se prima c'erano da Eurospin, ma adesso ci sono il succo di frutta nelle bottiglie di vetro, ma soprattutto al 70% di frutta. E l'altra volta avevo trovato anche quelle nel Tetra Pak, ma a suo giro, ragazze, anche la volta precedente ancora non li ho più visti, almeno alla pera. Questi mi ricordano molto quando ero bambina perché bevevo per lo più tutti quelli nelle bottiglie di vetro, quindi li ho voluti prendere. Poi mozzarella di bufala campana doppa, anche se adesso che scendo la mangerò aiosa, però mi serviva sia adesso per fare le piadine che magari per quando torno, perché comunque serve sempre in diverse ricette, quindi l'ho voluta prendere. Ero a corto di passate, quindi ho voluto provare questa di Amo Essere Bio. L'avevo provata tempo fa ed era piuttosto buona, anche se ricordo che quella di Verde Coppa è ancora più buona, però insomma è più corposa rispetto a quella proprio standard di Eurospin, che non mi fa impazzire e la utilizzo di solito soltanto nelle minestre per colorare un po', insomma, quando c'è bisogno di un pizzico di pomodoro. Questa viene a 79 centesimi. Carta igienica, vi segnalo che questa qui, con la quale ci troviamo molto bene, tra le altre cose anche leggermente profumata, è un profumo che non disturba perché a me di solito nei fazzolettini, carta eccetera non mi piace, e anche era sconto, e questi sono 6 rotoli, 6 maxi rotoli. Per la prima volta ho preso le salviettine baby detergenti di Hello Baby perché sono finite tutte quelle che avevo, di solito le scorte. Leggo però che sono no sapone, pH fisiologico, ma soprattutto senza parabeni almeno, e le ho volute prendere. Che buon profumo che hanno, ragazze, vengono mi pare 1,29 euro se non mi sbaglio e sono 80 salviettine. Filettino di salmone che facciamo stasera al forno, super buono, l'ho pagato pure abbastanza perché è quasi 9 euro, però insomma ho preso un bel pezzo grande. Preso poi un po' di pelati, vi segnalo allora i datterini, questi con la confezione nera della linea Le Nostre Delizie del Sole, sono buonissimi anche per farci solo un sughetto, veramente ve li straconsiglio. Mentre sulla pizza io ormai utilizzo solo questa, che è il pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino DOP. Questo è il raccolto 2018 e niente, la pizza con questo qui, ragazzi, è buonissimo, provatelo e poi me lo saprete dire, ma soprattutto il prezzo è molto accessibile perché invece di essere lungo da Coop, il San Marzano così ha un prezzo molto molto più elevato. Succhino per le colazioni del weekend per tutta la famiglia. Poi ho ripreso le mandorle, ne ho prese 3 confezioni, non so dove sia l'altra, per provare a rifare ancora una volta la caprese, perché è venuta meglio nella teglia più grande, ma la questione è che a me non piace molto 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 umida, quasi cruda, no? Quindi la prossima volta, anziché tenerla 40 minuti, la terrò sicuramente di più, 50, anche un'ora secondo me, e magari abbassando ovviamente la temperatura. E quindi ho ripreso le mandorle perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo da Eurospin. Megan è in fissa, si è innamorata perdutamente di questi cracker qui che vi consiglio perché hanno un buon prezzo, sono simili a quelli pavesi insomma,
e sono 10 confezioni con pomodoro e grana padano. Sono i classici, diciamo, cracker che ricordano la pizza. Pan bauletto, ho voluto prendere quello integrale perché vi dico, quello di grano duro non mi faceva impazzire quando l'abbiamo preso l'altra volta la consistenza, mi sembrava piuttosto stopposo, non lo so, quindi ho preferito prendere questo integrale che invece è una sicurezza, mi sembra venga a 79 centesimi. C'è stato un periodo in cui mangiavo tantissime di queste, come snack, pausa, in ufficio, eccetera, che sono le gallette di riso ricoperte con il cioccolato al latte. So che esistono anche con il cioccolato fondente, ma io sono team cioccolato al latte, quindi ho preso queste. Non le prendevo da un po', poi so che avevo smesso perché magari in estate naturalmente si scioglieva la cioccolata, si attaccava alla confezione, non mi faceva impazzire, però vi dico che sono veramente veramente buone. E insomma, se non potete mangiare, io mangio pure la Nutella con i cristini, lo sapete, però cerco sempre di trovare qualcosa di alternativa di dolce per cercare di evitare di mangiarmi le schifezze potenti, e queste ci riescono abbastanza. Ho preso poi la marmellata di fragole rigorosamente, questa è di Porto Sol, è al 70% di frutta. E mi dicono i miei collaboratori in casa, Gabri e Megan, dicono che è veramente molto buona. Pochina pochina di frutta, perché vi ho detto ho da smaltire l'altra, quindi le bananine, ho preso le pere, poche poche. Poi ho preso invece una mega cassetta da non mi ricordo quanti chili, vi ho fatto vedere comunque lì in negozio, di clementine. Ora è il periodo top delle clementine, ragazzi, e noi le adoriamo, per fortuna anche Megan, e quindi insomma ho preso le clementine, e erano anche quelle affogliate un pochino più grosse, quindi non vedo l'ora di farci una bella scorpacciata. Come merenda per Megan, una confezione di queste mini schiacciatine che vengono un euro e insomma sono veramente carine, sia da portare dietro perché comunque occupano poco spazio, sono piccoline, le infilate ovunque, ma anche abbastanza buone. Non è la schiacciata quella buona buona, insomma, però magari prima di andare a danza, prima di andare a fare sport, prima di, non lo so, portarvele dietro quando il bambino si lamenta, ha fame, queste vi risolvono delle belle crisi familiari. Ho preso poi 2 pacchi d'acqua Blues. Tutte mi chiedete qual è l'acqua, appunto, che è la stessa di Sant'Anna ma comprata da Eurospin e costa pure meno. È la Blues, non quella tondeggiante ma quella confezione squadrata, per intendersi tipo quella dell'acqua vera di quando noi eravamo piccole, e quella lì è praticamente uguale ma costa molto meno. Veniamo al Natale. Allora, io vi ho fatto vedere, ho fatto la spedizione per voi per farvi vedere cosa trovate ora da Eurospin. Avevo preso l'altra volta, ma avevo dimenticato di dirvelo, la ghirlanda lunga, non so se ve l'avevo raccontato poi in un vlog, non mi ricordo, la ghirlanda lunga di pino che io utilizzerò, vediamo, sul camino, perché l'anno scorso ne avevo preso un'altra e per trovarla, ragazzi, ho dovuto girare il mondo perché non ce n'erano più, quindi quando l'ho trovata da Eurospin l'ho presa immediatamente. E vi dico che costa veramente poco, perché viene tipo 6 o 7 euro, e l'ho pagata pure più di 10 euro. E poi ci sono tantissime altre cose, sia delle vetrafanie, ho visto, ci sono le bustine, carte regalo, e poi anche tanti regalini carini con dei prezzi accessibili per i bambini, quindi insomma potete andare a darci un occhio. C'erano anche già dei cesti di Natale e sinceramente non c'era chissà quanta roba, però non so se poi ne aggiungeranno altra, sicuramente tantissimo cioccolato, gianduiotti, cioccolatini, veramente c'era una corsia dedicata solo a quello, anche se io insomma mi piace tenerli in casa magari per gli ospiti, ma non ci vado molto appresso, come si suol dire. E quindi niente, lì trovate sicuramente tante cosine carine, ci sono le luci, le decorazioni per la casa, e poi fatemi sapere se volete il tour delle decorazioni di casa nostra, quando ci saranno, perché ancora ad oggi non ho una data certa di quando riusciremo a fare l'albero, ragazze, perché dovremo andare a Parigi e quindi siamo un pochino messi male. E niente, quindi insomma sapete che quando trovo qualcosa di low cost ve lo segnalo, e lì attualmente trovate tutte queste cosine per il Natale super low cost. Io spero che questo Facciamo la Spesa Insieme vi sia piaciuto anche questa volta. Se così fosse, lasciatemi un commento, un like, e non dimenticate di iscrivervi su Filomena. Amore, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.